Continuiamo oggi a vedere le formule goniometriche, in particolare quelle relative alla bisezione. Abbiamo visto la volta scorsa quelle della duplicazione, cioè relative all'angolo doppio. La bisezione contempla le relazioni che coinvolgono l'angolo quadrato. E per far questo è sufficiente leggere o utilizzare le formule di duplicazioni in modo inverso, d'accordo? Anziché passare da alfa a 2 alfa, passeremo da alfa ad alfa mezzi. Vediamo dal punto di vista inverso. Prendiamo ad esempio le formule di duplicazione per un angolo che adesso chiamiamo beta. Ricordate che il coseno del doppio dell'angolo vale, per esempio, 1, anzi no, scusate, prendo quello coseno, 2 volte il coseno quadro dell'angolo beta meno 1. Questo spero non mi giunga nuovo. Okay. Supponete che beta sia la metà di alfa. In questo senso, ripeto, vediamo le cose da un punto di vista diverso. Se beta è un medio di alfa, la stessa relazione di prima posso scriverla come il coseno di 2 volte un medio di alfa, quindi 2 per un mezzo alfa, che vale 2 volte il coseno al quadrato di alfa mezzi meno 1. Non ho fatto altro che scrivere la relazione di duplicazione per il coseno, dove l'angolo beta è la metà di un altro angolo alfa. Ok, ma 2 volte un mezzo di alfa fa alfa, quindi ho coseno di alfa che vale 2 volte il coseno al quadrato di alfa mezzi. Qui siamo interessati a conoscere il coseno e poi il seno, la tangente, dell'angolo metà opposto che conosciamo seno, coseno e tangente di alfa. Quindi la nostra incognita per adesso è questa. E quindi risolviamo rispetto al coseno di alfa mezzi. Ok? Quindi sposto coseno alfa mezzi a sinistra, quindi ottengo meno 2 coseno quadro alfa mezzi che è uguale a meno coseno alfa meno 1, divido tutto per meno 2. Coseno quadro alfa mezzi è uguale a 1 più coseno alfa diviso 2. Ho cambiato di segno, ho diviso per meno 2. Dopodiché per avere coseno alfa non faccio altro che prendere la radice. Il coseno di alfa mezzi vale più o meno la radice di 1 più coseno alfa tutto. Perché ho il doppio segno più o meno? Beh, in realtà dipende da qual è il quadrante in cui si trova alfa mezzi. Se alfa mezzi sta nel primo o nel quarto quadrante, prendo il valore col più. Se alfa mezzi sta nel secondo o nel terzo, uso il segno meno. Ok? Tutto chiaro? Questo per quanto riguarda il coseno. Per il seno si opera in modo analogo, solamente che la relazione vista all'inizio, cioè questa, uso sempre il coseno, ma anziché usare 2 volte coseno quadro meno 1, uso quella che coinvolge il seno. Ok? Quindi riscrivo la relazione che siamo partiti, cioè il coseno di 2 volte beta vale
vale 1 meno 2 volte il seno quadrato di beta, pardon. Io avevo usato quella con il coseno, andiamo quella col seno. Di nuovo utilizzo il fatto che beta è alfa mezzi, quindi ho il coseno di alfa 1 meno 2 volte il seno quadro di alfa. Guarda, vado un po' più veloce perché la sostituzione è la stessa. E risolvo la mia incognita, il seno di alfa mezzi. Quindi ottengo 2 volte seno quadro di alfa mezzi che vale 1 meno coseno alfa. Divido per 2, prendo la radice, il seno di alfa mezzi vale più o meno la radice di 1 meno coseno alfa diviso 2. Anche qui il valore quel più è relativo ai casi in cui alfa mezzi è un angolo si trova nel primo o nel secondo quadrante. Se invece alfa mezzi si trova nel terzo o nel quarto, uso il segno meno. Tutto chiaro? Ultimo passaggio, quello della tangente. Per la tangente non faccio altro che fare seno diviso coseno. La tangente di alfa mezzi vale il seno di alfa mezzi sul coseno, cioè più o meno la radice di 1 meno coseno alfa diviso 2 diviso la radice di 1 più coseno alfa mezzi. Metto tutto sotto un'unica radice, più o meno la radice di i due, si possono semplificare, è 1 meno coseno alfa fratto 1 più coseno alfa, con la solita convenzione sui segni. C'è un modo alternativo di scrivere, la tangente, questo è uno, posso andare avanti? Fatemelo riscrivere, tangente di alfa mezzi più o meno radice di 1 meno coseno alfa fratto 1 più. Sono modi alternativi di scrivere le funzioni della tangente che possono essere utili a seconda dell'esercizio con cui ho a che fare, che hanno il vantaggio che non hanno l'ambiguità di segno. E uno è il seguente. Partiamo sempre da questo. E sotto radice moltiplico numeratore e denominatore, per esempio, per 1 più coseno alfa. Dici perché? Beh, in realtà perché ottengo così in questo modo due prodotti notevoli. Sopra ho 1 meno coseno alfa per 1 più coseno. Siete convinti che questo lo posso fare? Proprietà invariantiva delle frazioni, moltiplico numeratore e denominatore con la stessa grandezza, la frazione non cambia di valore. Però facendo così, sopra ho 1 meno coseno alfa per 1 più coseno alfa, somma per differenza è quadrato del primo meno quadrato del secondo. E sotto ho 1 più coseno alfa tutta la seconda. E così posso semplificare la radice perché ho un quadrato. Ottengo, ripeto, sotto 1 più
acuto al quadrato, perché i due denominatori sono identici. E sopra, prodotto notevole, 1 meno cosen quadro alfa. Ma 1 meno cosen quadro alfa è, prima relazione fondamentale, sen quadro. 1 meno cosen quadro è sen quadro alfa. Sotto quindi ho due quadrati, quindi posso, ripeto, faccio fare un altro passetto, la tangente di alfa mezzi, sen alfa 1 più cosen alfa, punto la seconda, quadrato del numeratore, quadrato del denominatore, posso mettere un quadrato unico, questo quadrato mi semplifica la radice. Quindi ottengo che la tangente di alfa mezzi è, senza più bisogno di più o meno, sen alfa fratto 1 più cosen alfa. Modo alternativo per esprimere la tangente di alfa mezzi. Ce n'è ancora un altro, ed è l'ultimo. Qui posso moltiplicare per 1 più cosen alfa, ma anche per 1 meno cosen alfa. Lo otteniamo. La tangente di alfa mezzo posso scrivere come più o meno la radice di 1 meno cosen alfa per 1 più cosen alfa per 1 meno cosen alfa per 1 meno cosen alfa. Moltiplico per 1 meno cosen alfa sopra e sotto. Ora il numeratore adesso ce l'ho al quadrato, il quadrato sul numeratore, quindi ottengo 1 meno cosen alfa tutto alla seconda e sotto ho 1 meno cosen quadro alfa. Ok? 1 meno cosen quadro alfa di nuovo è sen quadro alfa. Sotto ho numeratore e denominatore sono entrambi dei quadrati, quindi tolgo la radice e mi rimane tangente di alfa mezzi che vale 1 meno cosen alfa su sen alfa. Quindi la tangente è o la più o meno la radice di 1 meno cosen alfa su 1 più cosen alfa, oppure sen alfa diviso 1 più cosen alfa, oppure 1 meno cosen alfa diviso sen alfa. Basta ricordarsi che il coseno di alfa mezzi aveva il segno più, quindi quel più sta al numeratore, il numeratore è il seno, se invece il seno sta al numeratore, il numeratore è il meno. Questa proprio che più taratara non si può. Fine delle formule sulla bisezione. Tutto qua. Esercizio. Posso andare avanti? Tutto chiaro? Supponiamo che ci interessino le funzioni goniometriche
è tangente di alfa, con alfa il greco ottavi. Non è di suo un angolo notevole, però è parente di un angolo notevole. È la metà di pi greco quarti. Pi greco ottavi è nel primo quadrante. Quindi il seno è positivo e il coseno è positivo, la tangente anche. Ok? Quindi il nostro alfa, pi greco ottavi, è la metà di pi greco quarti. Quindi applico le formule di bisezione con l'angolo di pi greco quarti. Di conseguenza, cominciamo ad esempio dal seno. Il seno di pi greco ottavi vale, prendo il segno più, ripeto che sono nel primo quadrante, la radice di 1 meno il coseno di pi greco quarti fratto 2. Ok? Che viene radice di 1 meno radice di 2 medi diviso 2. Quindi 2 meno radice di 2 quarti, oppure ancora si può portare il 4 fuori, ok, se il coseno analogo col segno più. Usiamo una forma con il seno sopra, seno di greco quarti 1 più coseno di greco quarti. Quindi controllare se viene radice di 2 mezzi 1 più sommando e semplificando un mezzo. Okay. Ok, beh, quindi conviene
ricordando che la cotangente è 1 fratto la tangente. E sostituisco quindi la tangente di alfa mezzi in questo termine e in questo, non la stessa espressione, ma per esempio una che abbia lo stesso, in modo tale che abbia alla fine lo stesso denominatore per poter sommare più semplicemente. Se per esempio metto in questa tangente l'espressione che ha il seno al denominatore, userò qui quella che ha il seno al numeratore, in modo tale che poi il suo inverso abbia seno al denominatore e quindi sia lo stesso. Così no, non è sbagliato fare altro, ma mi complico i calcoli. Se il denominatore è uguale, le sommo molto più semplicemente. Quindi in una utilizzerò, nella cotangente utilizzerò questa, nella tangente utilizzo questa. Ok? Quindi mi scrivo, cambio un po' io, cotangente 2 cosen alfa, io 1 fratto la tangente di alfa mezzi, metto il seno numeratore, quindi sen alfa 1 più cosen alfa, poi ho meno 1 meno cosen alfa fratto sen alfa. Tutto adesso che facendo l'inverso di questo il seno del denominatore come in questo caso. Ottengo 2 cosen alfa 1 più cosen alfa fratto sen alfa meno 1 meno cosen alfa fratto sen alfa. Ditemi se è tutto chiaro. Sommo le due frazioni del denominatore. Sopra rimane sempre 2 cosen alfa, sotto il numero comune sen alfa, 1 più cosen alfa, meno 1 meno cosen alfa. E questa è la frazione principale, questa. Tolgo le parentesi. Alfa meno 1 più cos alfa, 1 e meno 1 sono semplificabili, mi rimane sopra sempre 2 sen alfa e sotto 2 cosen alfa fratto sen alfa. Quindi ho numeratore per l'inverso del denominatore che mi dà 2 cosen di alfa per sen alfa fratto 2 cos alfa e rimane fare trovare niente.
dobbiamo fare quest'altro esercizio. Sempre semplificata secondo l'espressione. Inquadra alfa mezzi più due volte coseno al quadrato di alfa mezzi meno 3 mezzi. Quindi si può procedere in tanti modi. Uno è questo. Il 2 coseno quadro alfa mezzi, posso scriverlo come coseno quadro alfa mezzi più coseno quadro alfa mezzi. Due volte questa espressione è l'espressione più se stessa. Ma questo coseno quadro più seno quadro fa 1. Quindi ho 1 più coseno quadro alfa mezzi meno 3 mezzi. Ok? E il coseno quadro di alfa mezzi, come possiamo vederlo? Beh, volendo convertirlo in seno coseno di alfa dell'alfa intero, questo vale di 1 più 1 meno coseno alfa più 2, il quadrato toglie la radice, poi ho meno 3 mezzi. È chiaro qui perché non c'è la radice qui, perché qui c'è il coseno quadro. Separiamo queste due frazioni, questa è la doppia, 1 più 1 mezzo meno 1 mezzo coseno alfa meno 3. 1 più 1 mezzo fa 3 mezzi, meno 3 mezzi, 0. E rimane meno 1 mezzo. Parentesi, tangente di alfa mezzi per tangente di alfa, poi più 1 per il seno di 2 alfa.
semplificate questa espressione. Ora qui tangente di alfa è seno su coseno, in tangente di alfa mezzi, per poter poi semplificare i due seni, mi conviene utilizzare l'espressione che ha il seno numeratore, quindi seno alfa diviso 1 più coseno alfa, cioè questa. Il denominatore con la tangente lo semplifico, ok? Quindi ho 1 meno coseno alfa su seno alfa per seno alfa su coseno alfa più 1 per seno 2 alfa e 2 seno alfa coseno alfa. Quindi semplificano, rimane 1 meno coseno alfa fratto coseno alfa più 1 per 2 seno alfa coseno alfa. Sommo le espressioni nella parentesi, denominatore comune il coseno, ottengo 1 meno cos'alfa più cos'alfa per 2 seno alfa cos'alfa, questo meno 0, rimane 1 su seno alfa per 2 seno alfa coseno alfa, due coseni si possono semplificare e resta 2 volte seno alfa. Ok? Qualcuno di voi a fare qualche altro esercizio eventualmente. Domande?